lungo ponte dell'Immacolata sono tanti i turisti che hanno scelto il capoluogo pugliese per trascorrere le prime vacanze di queste festività natalizie. Hub come centro, perché poi dopo Bari molti si sposteranno anche nella vicina Matera. Intanto in città sono diverse le associazioni che si sono messe proprio al servizio della comunità, organizzando anche visite guidate ai turisti. Anche oggi state organizzando questi tour? Oggi diciamo che, a parte San Nicolo, ma oggi apre ufficialmente le festività del Natale. Siete qui a Bari, insomma, dopo San Nicola rimanete questo lungo ponte? Sì, rimaniamo fino a stasera. Cosa hai fatto in questi giorni? In questi giorni abbiamo pregato tanto, abbiamo stato tanto a San Nicola, siamo andati alla chiesa rumena ortodossa. E veniamo da 2005, quasi ogni anno, non ogni anno. C'è un bel afflusso di turisti che comunque si è presentata per la maggior parte per un motivo valido, per la festa di San Nicola. Cosa chiedono maggiormente? Ultimamente la richiesta è più per a livello culinario. Da Milano a Bari per mangiare anche un pezzo di focaccia. Sicuramente che è buona. Dall'Abruzzo fino alla Lombardia, passando anche dal Friuli Venezia Giulia, sono tanti i turisti che hanno scelto Bari per questo lungo ponte, e ovviamente la Basilica di San Nicola, a poche ore proprio dai festeggiamenti del Santo Patrono di Bari, è una tappa obbligatoria per tutte le persone che stanno qui in città. Vengo da Prato. Ha scelto Bari per questo ponte? Siamo di passaggio a Bari e andiamo a Matera. La cosa che mi ha meravigliata, perché non me l'aspettavo così, è lo Stato, la polizia e l'ordine che c'è a Bari. Non credevo fosse così. Da Venezia. La prima volta, quindi, e da quello che abbiamo visto fino adesso, merita. Sono di Gorizia. Quindi passerà queste tre giornate? Turisti, siamo, sì. Da Firenze. Come mai avete scelto Bari? Io non ero mai stata, c'era il volo da Pisa a Bari che era comodo, e quindi niente, poi andiamo verso Matera.